I videogiochi racchiudono in sé molti tesori e misteri. Col video di oggi, noi Archeoplayers vi accompagneremo nell'esplorazione del mondo di Tomb Raider The Last Revelation, in cui si celano importantissimi tesori dal valore inestimabile. Insieme scopriremo il mistero della Stele del Sogno della Grande Sfinge di Giza. Bentornati carissimi amici! Quest'oggi i vostri Latari e le Ryuji tornano a parlarvi di archeologia ed egittologia nei videogiochi. Chi come noi conosce la serie di Tomb Raider sin dai tempi della prima PlayStation, di sicuro ricorderà anche che The Last Revelations, ossia il quarto capitolo uscito nel 1999, a parte i primi due livelli, era interamente ambientato in Egitto. E quindi per l'argomento di oggi noi avevamo solo l'imbarazzo della scelta, ma infine abbiamo optato per la Stele del Sogno. Però in futuro sicuramente torneremo su questo gioco per parlarvi di altri argomenti, così come torneremo nella stanza del capo Irons in Resident Evil 2 Remake. Mi raccomando, rimanete fino alla fine del video, poiché vi parleremo anche di alcune interessanti curiosità. Sicuramente tutti voi conoscerete la Grande Sfinge, una statua monumentale con corpo di leone e testa umana presente nell'altopiano di Giza e più precisamente a circa 500 metri ad est della piramide di Khefren. Ai piedi della Sfinge, in mezzo alle zampe anteriori, è presente una stele iscritta risalente al tempo del sovrano Tutmosis IV della 18ª dinastia. E proprio questo sarà l'argomento che andremo ad esaminare. Alla fine del livello 27, ossia il complesso della Sfinge, Lara giunge proprio di fronte al monumento e già si può notare come le dimensioni della Sfinge in-game siano differenti rispetto alle proporzioni reali. Quella del gioco appare molto più maestosa e lo spazio tra le due zampe anteriori è decisamente più ampio, rendendo la stele ben più piccola di quanto in realtà non sia. Se Lara si avvicina alla stele, inizierà una sequenza in cui la nostra eroina dai poligoni esagerati darà prova della sua bravura traducendo all'impronta l'iscrizione, ma interpretando il testo a modo suo. L'iscrizione diceva: una notte, in sogno, mi comparve lo spirito della Sfinge. Nel suo parlare riconobbi parole di grande saggezza. Tutmose, ecco il tuo destino. Le terre d'Egitto saranno per sempre sotto il tuo dominio. In cambio, concedimi protezione dalle sabbie del tempo. Come te, anch'io dovrò essere libero da capo a piedi. E insieme assisteremo alla divina bellezza della creazione. Ovviamente, date le limitazioni grafiche dell'epoca, non ha senso fare un confronto tra la stele in-game e quella reale. Di certo gli sviluppatori del gioco furono molto abili nell'inserire questo piccolo dettaglio, che alcuni giocatori potrebbero aver mancato, ma una cosa è certa. Il testo della stele, in verità, è molto più lungo e complesso. Noi vi leggeremo qui solo la parte che ci interessa, ma giù in descrizione potete trovare il testo nella sua interezza. Uno di questi giorni avvenne che il principe Tutmosi era venuto a passeggiare sull'ora di mezzodì. Si ristorò all'ombra di questo dio grande e il sonno di sogno si impadronì di lui nel momento in cui il sole è al suo culmine. Troviamo che la maestà di questo dio parlava con la sua stessa bocca, come un padre parla al proprio figlio, dicendo: guardami, volgi gli occhi su di me, o figlio mio Tutmosi. Io sono tuo padre Armachi Kepriatum. Io ti concedo la mia regalità sulla terra a capo dei viventi. Tu porterai alta la corona bianca e la corona rossa sul trono di Geb, il dio principe ereditario. A te apparterrà il paese quanto è lungo e quanto è largo, e tutto ciò che illumina l'occhio del Signore universale. Riceverai gli alimenti delle due terre e un abbondante tributo di tutte le contrade straniere, e una durata di vita di un grande numero di anni. A te è il mio volto, a te il mio cuore, tu sei mio. Vedi lo stato in cui sono e come il mio corpo è dolorante. Io che sono il signore dell'altopiano di Giza.
Avanza sopra di me la sabbia del deserto, quella su cui io sono. Devo affrettarmi a fare che tu realizzi ciò che è nel mio cuore, perché io so che tu sei mio figlio, il mio protettore. Avvicinati, ecco io sono con te, io sono la tua guida. Come avrete intuito, il testo non solo è più lungo, ma è anche ricco di numerosi significati e allegorie tipiche della propaganda reale egizia. E badate bene che questa era solo una parte. Abbiamo saltato tutta l'introduzione e tenendo conto poi che la base della stella è danneggiata, il testo originario doveva essere ancora più lungo. Ma perché gli sviluppatori hanno cambiato così tanto il testo della stela? I motivi possono essere vari. Può essere stato semplicemente adattato per fornire ai giocatori un indizio su come proseguire l'avventura. Oppure Lara non era un'esperta egittologa e quindi ha fatto una traduzione estremamente libera. O ancora, gli sviluppatori la odiavano così tanto che, oltre a volerla morta, volevano anche screditare le sue conoscenze. Da un confronto diretto, notiamo subito che il testo della stella del sogno inizialmente è espresso in terza persona, come se ci fosse una voce narrante, per poi passare alla prima persona nel momento in cui parla lo spirito della Sfinge. Nel gioco, invece, è tutto espresso in prima persona, facendo intendere che dapprima sia Tutmosi stesso a parlare e poi la Sfinge, forse per favorire un maggior coinvolgimento del giocatore. Nonostante le evidenti differenze, il testo letto da Lara riassume in maniera molto sintetica i concetti principali della stele. Tutmosis fa un sogno in cui gli appare lo spirito della Sfinge, che gli rivela quale sarà il suo destino, ossia diventare re dell'Egitto. In cambio, la Sfinge chiede di essere liberata dalla sabbia del deserto. La frase finale, invece, diciamo che non ha riscontro alcuno nel testo reale, e difatti non ha senso, è semplicemente una frase conclusiva inventata. Ma qual è dunque il significato della stele? Beh, quella reale va indubbiamente interpretata come un messaggio di propaganda autocelebrativa del sovrano Tutmosis IV, che onorò la statua della divinità e terminò i lavori di rimozione della sabbia intorno alla Sfinge, iniziati presumibilmente da suo padre Amenhotep II. Per quanto riguarda il gioco, invece, riteniamo che il testo della stele del sogno sia servito come indizio per i videogiocatori, poiché da esso, anche se in maniera velata, si può intuire che per proseguire verso il livello successivo, ossia i sotterranei della Sfinge, bisogna scavare i suoi piedi ed aprirsi la via di accesso. E allora, gente, voi che cosa ne pensate? Vi ricordavate di questa stele contenuta in The Last Revelation? Anche voi vi eravate chiesti quale fosse il suo significato? Beh, fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Ma adesso, come promesso all'inizio del video, è giunto il momento di passare all'angoletto delle curiosità. Non è un caso se prima vi abbiamo parlato di un profondo odio da parte degli sviluppatori del gioco nei confronti di Lara. Dopo diversi anni dedicati unicamente allo sviluppo di nuovi titoli per i franchise di Tomb Raider, il team della Core Design, come confermato dalle dichiarazioni di Andy Sandham, non ce la faceva più, al punto che si stava pensando ad un modo per far morire definitivamente la prosperosa protagonista. Ed in effetti, il finale di The Last Revelation sembrava concepito proprio per tale scopo. Ma, come tutti sapete, la saga di Tomb Raider non finì all'epoca. Anzi, furono pubblicati numerosi altri titoli ed è tuttora in corso il reboot della Crystal Dynamics. Un'altra curiosità riguarda i sovrani della 18ª dinastia. Nel testo della Stele del Sogno, in un passaggio, lo spirito della Sfinge promette a Tutmosis che avrebbe governato su tutto l'Egitto e avrebbe vissuto per un grande numero di anni. La realtà purtroppo non fu così, poiché dopo 10 anni di reggenza, Tutmosis morì all'età di soli 25 anni. Analisi di laboratorio condotte sulla sua mummia hanno fatto ipotizzare che il sovrano soffrisse di una patologia neurologica congenita, l'epilessia del lobo temporale, ritenuta responsabile delle sue visioni presso la Sfinge. Essendo ereditaria, si ritiene che della stessa malattia abbiano sofferto anche altri sovrani della 18ª dinastia, come ad esempio Tutankhamon, che morì a soli 18 anni. Molti potrebbero domandarsi: come facciamo ad essere sicuri che il Tutmosis della Stele del Sogno sia proprio il quarto e non un altro, dato che non viene specificato? In effetti, siamo abituati a sentire spesso i nomi dei sovrani, come anche dei papi, accompagnati da un numero. Per esempio, Re Edoardo VI, oppure Papa Leone X, questo per differenziarli dagli omonimi e non creare confusione.
Tale usanza, però, non esisteva presso civiltà antiche come gli Egizi o gli Ittiti, cosa che spesso ha generato dubbi tra gli studiosi. Come fare, quindi? Beh, per quanto riguarda l'egittologia, abbiamo a disposizione un metodo abbastanza semplice per capire di quale sovrano stiamo parlando. Basta guardare attentamente la sua titolatura reale. I sovrani egizi, a partire dalla quinta dinastia in poi, possedevano ben 5 nomi, ciascuno con un proprio significato. Tra questi 5, i due più noti sono i nomi che generalmente troviamo scritti all'interno del cosiddetto cartiglio, ossia il prenomen e il nomen. Sì, in pratica una specie di nome e cognome. Il prenomen era il nome dato al momento dell'incoronazione, ossia il titolo di Nesubiti, che significa signore delle due terre. Il nomen, invece, chiamato Sa-Ra, cioè figlio di Ra, era il nome di nascita. Ed è proprio quello usato convenzionalmente dagli egittologi per chiamare i sovrani. Difatti, il nomen inciso sulla stele del sogno è Jehuti-Mes, da cui appunto Tutmosis, e non Tutmos come dice Lara nella versione italiana. Ma per capire che si tratta proprio di Tutmosis IV, ci basta leggere il suo prenomen, che è Men-Heperu-Ra, che significa stabile e la manifestazione di Ra. Un'ultima curiosità riguarda la Sfinge. Generalmente si ritiene che il suo volto sia una raffigurazione del re Khefren della quarta dinastia. Ciò sarebbe suggerito da vari elementi, come la presenza del Nemes, il tipico copricapo degli antichi sovrani egizi. Ma di certo al tempo della 18ª dinastia e di Tutmosis IV, essendo trascorsi molti secoli, la Sfinge non aveva più quel significato, assumendo piuttosto una connotazione divina. Nel testo della stela infatti viene chiamata Armachi Khepri Atum, un nome composito derivante dall'unione di ben 3 divinità solari. Tale pratica di sincretismo religioso era tipica nell'antico Egitto e non di rado si incontrano divinità composite come Raharakti Amun-Ra Opta Sokar. Beh, arrivati a questo punto direi che siamo veramente giunti alla fine del video. Ovviamente ci sarebbe molto altro da dire. La Sfinge da sola meriterebbe un video a sé stante, date tutte le curiosità che la riguardano. Se volete degli approfondimenti riguardo agli argomenti trattati nel video, fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Noi saremo sempre felici di rispondere alle vostre domande. Inoltre, giù in descrizione trovate la traduzione completa del testo della Stella del Sogno. Parliamo del testo reale, anche perché, come vi abbiamo detto, era un po' troppo lungo da inserire nel video. E ancora una volta noi vi chiediamo che cosa ne pensate di questo format. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti, lasciate un bel like e attivate la famosissima campanellina per poter rimanere sempre aggiornati con le nostre nuove uscite. E cercheremo d'oggi in poi di pubblicare un nuovo video archeologico ogni domenica. E anche per oggi, da noi Archeplayers è tutto. Fino al prossimo video, un bacione e alla prossima!